Saranno veramente tanti i servizi che vi proporremo questa sera in una nuova puntata di Runners Sport e Benessere. A partire dalle presentazioni andremo a vedere cosa accadrà alla Maratona di Firenze del prossimo fine novembre e poi ancora andremo in una città bellissima, Montepulciano, passando anche da tanti eventi che si svolgeranno proprio a Firenze. Ma subito, dando la parola a Stefania e dandogli anche la buonasera in questo 19 ottobre 2017, facciamo un passo un po' musicale, vero Stefania? Sì, buonasera ai telespettatori. Questa sera iniziamo subito con lo Huawei Clap Contest, che come già abbiamo anticipato in una delle precedenti puntate, sarà nell'ambito della Firenze Marathon, della prossima Firenze Marathon del 26 novembre prossimo. È qui con noi il direttore artistico della Firenze Marathon, Lohengrin Di Ponio, a quale chiediamo, ci racconti questa Huawei Clap Contest, di cosa si tratta? Buonasera a tutti. Il Huawei Firenze Marathon Clap Contest è un contest dedicato alla musica, ma non solo alla musica, anche ad altre forme di spettacolo e di intrattenimento, quindi teatro, danza, qualsiasi modo di esprimere l'incoraggiamento alle persone che corrono, alle persone che sfidano se stesse correndo durante la Firenze Marathon. E attraverso questo contest vogliamo invitare tutti quanti a partecipare per incoraggiare le persone che vengono a correre, inventandosi, dando sfogo libero alla propria fantasia, inventandosi un modo per incitare ogni persona che passa e fare festa insieme. Proviamo a vedere cosa ci racconta proprio Carlo Carotenuto, il responsabile stampa della Firenze Marathon, in questo servizio. Correggo quanto detto prima, ringraziamo Carlo Carotenuto, il responsabile stampa di Firenze Marathon, e il servizio naturalmente era un servizio già pronto per parlare proprio di questo Huawei Clap Contest di Firenze Marathon. Stefania. Sì, volevo subito chiedere a Lohengrin come si fa per partecipare a questo Clap Contest che abbiamo visto dalle immagini molto molto divertente, molto simpatico. Partecipare è semplicissimo, basta andare sul sito www.firenzemarathon.it, entrare nella pagina dedicata al Clap Contest e lì si possono trovare il modulo di adesione e il regolamento del contest, che mi invito a leggere perché ci sono tutti quanti i vari dettagli per poter partecipare. Senti, ma visto che è un contest, ci sono anche dei premi o sbaglio? Certo che ci sono dei premi, sono premi per i primi 4 classificati. Vi dico a memoria il primo classificato che vince innanzitutto 700 euro da spendere nel circuito BIT per la stagione concertistica e di spettacolo del 2018, più la partecipazione su questa rete, sull'Ediradio e su RDF a trasmissioni dedicate al proprio
spettacolo proposto, che poi possono essere anche utilizzate dal gruppo stesso o dal singolo partecipante per fare promozione per sé. I premi sono anche per il secondo, il terzo e il quarto classificato. Quello che vorrei aggiungere ai premi è questo, che oltre la soddisfazione di vincere un premio, c'è anche la soddisfazione intanto di esibirsi dentro la città di Firenze, che è una delle città d'arte più belle del mondo, e soprattutto di esibirsi davanti a 10.000 persone che corrono, che sono, come si è visto nel servizio adesso, sono il vostro pubblico, più tutto il pubblico che sarà a vedere le 10.000 persone che corrono, quindi stiamo parlando di numeri veramente enormi. Quindi, come dice la scritta che vediamo adesso, aiutateci a creare energia e ricevete energia da questa manifestazione, perché è un luogo bellissimo, è un'occasione veramente bella. Sicuramente una vetrina nazionale e internazionale, giusto? È chiaro, è una maratona internazionale inserita nel circuito internazionale delle maratone, quindi è una vetrina per tutti coloro che vi partecipano, per tutti coloro che portano il proprio spettacolo. Un'ultima domanda, sì. Lengri, con la scadenza. Quanto tempo abbiamo per iscriversi? Allora, le iscrizioni sono aperte fino a lunedì 23 ottobre, cioè lunedì prossimo, quindi affrettatevi perché fra poco scade e soprattutto sono rimasti pochissimi posti ormai. Bisogna mandare un video messaggio su WhatsApp, giusto? La novità di quest'anno è questa, esatto, mi hai anticipato di pochissimo. Insieme alla scheda di partecipazione chiediamo un video messaggio della durata di circa 10-15, massimo 20 secondi, dove con tutta la fantasia possibile il gruppo o il singolo partecipante si presenta e presenta il proprio spettacolo. Grazie di questa parte musicale che ormai da anni è presente in Firenze Marathon. E Stefania, dalla parte musicale alle bande invece che scorrazzano lungo le strade di Firenze, ma soprattutto si parla di bande femminili in questo caso, al quale stasera si è aggiunto anche una parte maschile, vabbè, l'accettiamo. Giusto, la parte femminile, due bellissime ragazze, un maschietto, siamo con Jessica, Elisa e Simone. Voi parteciperete alla Firenze Marathon, come vi state allenando per questa gara molto importante? Chi parte? Jessica, vai, Jessica. Sei qui vicino a me. Parte io. Okay. Elisa, vai. Io ho la fortuna di correre con la squadra del Calenzano, quindi in zona, e ho un allenatore che mi segue, quindi che ringrazio anche enormemente, Francesco, e la scheda prevede ovviamente allenamenti lunghi, ripetute, salite, insomma ci diamo da fare, diciamo, le giornate sono impegnative. È ovviamente un allenamento costante perché 42 km e 195 metri sono lunghi e senza prepararli adeguatamente possono anche riservare scherzi, insomma. Quindi quante maratone hai corso, Elisa? Per ora soltanto una. L'anno scorso Firenze è stata la prima. E è stata una bella soddisfazione, una bella sfida anche personale. E arrivare in fondo, gli ultimi chilometri sono considerevolmente faticosi. L'effetto all'ingresso in via Calzaioli? E poi ti dopo giri, terza d'uomo. È fantastico, ti fa dimenticare tutta la fatica dei 42 chilometri precedenti. È bello il pubblico, è bello tutti che ti fanno il tifo, amici e familiari che poi ti aspettano sul traguardo, quindi è incredibile, senza dubbi. Invece Jessica, so che si sta allenando e ha fatto già un'altra maratona, per riallacciarmi alla domanda di Stefano. Hai fatto la maratona del Mugello, giusto? Ho fatto 30 km del Mugello. Okay. Per me Firenze è la mia prima maratona. Okay. Al contrario di Elisa, io non ho una scheda da seguire, io mi alleno per conto mio, corro. Faccio più chilometri che posso per metterli, insomma, sulle gambe. E il mio obiettivo è quella di finirla, di arrivare fino in fondo e di avere la soddisfazione di raggiungere questo obiettivo.
L'allenamento richiede parecchio tempo, io faccio col tempo che ho e quindi certo. Vediamo un po' come va. Sicuramente ho la voglia di finirla. Tanta passione, quindi tanta sì, costanza, sì. Determinazione. Determinazione e passione, sì. È Jessica, quella che mi fa andare avanti. Quanto tempo hai? Per allenarti. Quanto tempo hai per allenarti? Per allenarmi. Io la domenica e altri 2 giorni a settimana. Quindi ti sei imposta in questi 3 giorni, la domenica sto facendo tutte, sì, faccio le gare e poi allungo il percorso finché posso, fino a una 30 chilometri, domenica ne voglio fare 32, però faccio molto per conto mio. Brava. Stefania, abbiamo visto 2 modi diversi sì. di allenarsi, sia di Elisa e di Jessica. Vogliamo sentire anche una parte ansiosa maschile in questo caso? Sì, andiamo con Simone Pagni. Buonasera. Ha detto così perché è soprannominato Ansia, giusto? Ecco, prima di tutto Simone, svelaci perché sei soprannominato Ansia. Ma forse perché sono un minimo ansioso, leggermente, appena. Guarda, bisogna... I podisti sono normalmente... sono più rilassati proprio perché sfruttano la corsa per scaricare le tensioni. Sì, ma infatti bisognerebbe lo chiedersi a lei, alla Jessica, perché è stata detta lei... Detta anche JB. È stata lei a mettermi questo soprannome alla Casa Color e da lì, dell'anno scorso, da lì è nato e me lo sto portando dietro. Li avete già detti i soprannomi, ma voglio fare un ripasso nella puntata quando abbiamo presentato appunto Casa Color. Cominciamo da... Red Runner. JB e Ansia. E Ansia, ovviamente. Quindi, Ansia, Simone, come ti alleni in vista della Firenze Marathon? Diciamo che l'allenamento sta andando, per quanto mi riguarda, per quello diciamo che posso sapere io, nel mio piccolo, abbastanza bene. Ho iniziato da agosto seguendo una scheda. C'è un mio amico che mi sta seguendo giornalmente. E diciamo che per ora, seguendo la scheda passo passo, sto vedendo notevoli miglioramenti rispetto ai miei tempi passati. E niente, anch'io mi alleno un paio di giorni alla settimana e la domenica facciamo i lunghi o ovviamente le gare. Senti, ma la domanda, ma hai un personale che vuoi superare o anche tu ti alleni per finirla la gara? Io spero di finirla sotto le 4 ore. Tutto quello che riesco a levare dalle 4 ore ben venga. Okay. E invece le nostre donne qua, quanto hanno si sono prefisse un personal best? Io al tempo dell'anno scorso e vorrei almeno ripareggiare o eventualmente fare meglio. Erano 3 ore e 47 per la prima maratona, è stata una bella soddisfazione. Ecco. E invece Jessica, che è la prima maratona? Visto la mia preparazione, io spero solo di finirla, magari 4 ore, spero non di più. Allora, voglio sapere, anche qui, facciamo un altro giro, Stefano, un altro sì. giro di tavolo, come si prepara a livello di alimentazione, perché questi la sera vanno al pub. Domanda da 1 milione di dollari. Voglio sapere come si alimentano le nostre ragazze e come si alimenta Simone. Quali sono gli accorgimenti? Non vogliamo sapere il menù che fate dalla mattina alla sera, però quali sono gli accorgimenti che utilizzate? Ma purtroppo io grandi accorgimenti in realtà non li seguo. Ovviamente pasta e carboidrati a pranzo, soprattutto in vista delle gare, e comunque bilanciato tra quali sono proteine e carboidrati, una dieta mediterranea e normale, ecco. Senza... Poi casomai ci starebbe bene un buon bicchiere di vino di Montepulciano, che qua quello ce l'abbiamo dietro a me, pronti per intervenire tra poco. Molto volentieri, quello lo possiamo inserire. Jessica. Ma io non ho un'alimentazione che seguo, io mangio un po' di tutto, poco, ma un po' di tutto. Ma è uno stile di vita, ho sempre fatto così e quindi mi sento di fare così, sto bene così. E continuo a mangiare poco. Non ci e sono spesso. Nutrizionisti nella vostra vita, ho capito? No. Sentiamo un po' dalla parte ansiosa invece. Nutrizionisti assolutamente no. Diciamo, ho sempre fatto sport e mi sono sempre alimentato, diciamo, abbastanza pulito, senza
strafare, quindi continuo in questo modo e mi sto trovando bene, quindi perché cambiare? Certo. Stefania, tu che eri una quattrocentista, sì. Ostacoli, vero? Sì. Con gli ostacoli qua non ci sono, però è una distanza moltiplicata per 100 volte? Ho detto bene? I 400 metri? Arrivare a 40, 100 sì, e qualcosa, perché poi ci sono i 2 km, 195 metri. Come la vivresti una maratona? Come la prepareresti una maratona? Oddio, la domanda... Forse c'è una risposta? Non la preparerei. No, beh, perché c'è sempre una prima volta. Uno, ho fatto una mezza una volta, però una maratona ancora non l'ho fatta. Caspita, una mezza? Sì, sì, una mezza. E la maratona, boh, magari, chissà, vediamo se di qui alla fine io penso dell'anno... che a Firenze il prossimo anno avremo Stefania in partenza, ecco, insieme a questo gruppo qua. Sono quasi convinto. Che cosa volete aggiungere? Cosa volete dire a chi vi segue da casa, a chi sta preparando come voi una maratona più che per portarla in fondo, per divertirsi, per fare anche un po' di baldoria, mi viene da dire, perché poi naturalmente si creano dei gruppi, se non di allenamento, dei gruppi proprio in corsa che ci si dà anche una mano. Qual è il messaggio che volete lanciare? Secondo me è divertirsi e crederci, è alla base un po'... di tutto. Divertirsi e crederci. E affrontare comunque anche la corsa in maniera anche un po' seria a livello comunque di allenamenti, perché secondo me può essere anche un po' rischioso affrontarla proprio così, tipo svegliati la mattina e partiti. Però sicuramente quello, il divertimento senza dubbi. Perché comunque ricordo che una maratona comunque vada non si inventa, questo no. È una cosa ormai saputa. Una mezza forse ce la possiamo anche inventare, esatto. Una maratona va comunque un po' preparata. Sentiamo sì, la parte maschile. Ovviamente il divertimento in primis, senza divertimento si arriva poco in là. E crederci fino in fondo e non mollare mai. Belle, mi piacciono queste parole, piacciono anche tenere duro, sì, tenere duro e non mollare, bello. Sì. Che cosa gli chiediamo? Ultima domanda, all'ultimo giro di tavolo. Ci sono cose che vi hanno colpito? Cosa vi ha portato, mi verrebbe da dire, a decidere di correre una maratona? Personalmente è stata una sfida personale. In realtà inizialmente ho dovuto rimandarla perché appunto la preparazione ha richiesto troppo tempo e mi stavo laureando e non ce la facevo. E poi un obiettivo prefisso che volevo appunto raggiungere per quella soddisfazione di con me stessa, una sfida ecco personale che poi mi ha regalato una passione e tante amicizie su tutta l'Italia e anche fuori che porto con me, non riesco a farne senza, ecco. Jessica. Io sono anni che corro e mi sono sempre posta nuovi obiettivi. Ho sempre avuto paura ad affrontare la maratona, non me la sentivo, invece quest'anno ho detto mi iscrivo e la voglio fare, è un mio nuovo obiettivo da raggiungere, vediamo come va. E poi Stefania, che ci rimane? Ansia. Il solito. Diciamo che anche qui c'è lo zampino di Jessica, che tempo fa mi ha detto dai proviamo a farla, facciamola insieme la prima, che è la prima di tutte e due, e gli ho detto perché no, proviamoci dai. No, siamo perché qua. In realtà era geloso. Geloso? No, geloso. Allora, oltre ansioso, anche geloso. Ditecelo perché. Dice, se la fa lei la devo fare anch'io. Vabbè, quello è minimo. Allora, competizione, si è creata sì, competizione. Ormai sì, competizione va avanti da anni. Da 10 anni va avanti. Vabbè, vediamo Jessica. Allora, la sfida è battere Simone. Vediamo se ci riuscirà. Vince facile. Quanto di sfida è stato lanciato. Grazie alle nostre ragazze, grazie al nostro ragazzo, in questo caso di Firenze Marathon. Stefania, dobbiamo purtroppo mi piaceva questa conversazione, sì, però dobbiamo abbandonarla. Cosa ci vediamo adesso? Ci vediamo un video intervista di Giorgio Calcaterra? Giorgio Calcaterra proprio che era a Firenze l'11 ottobre scorso all'evento certo. Corri all'Isolotto, 8 km alle 8. Vediamo questa bella intervista di Fabio Fiaschi. Con me Giorgio Calcaterra, presentazione veloce perché i più sbadati, 3 volte campione del mondo della 100 km, vincitore delle ultime 12 edizioni della 100 km del passatore. Che altro dire? No, è più che sufficiente, grazie.
Vabbè, oggi sei qua per promuovere ovviamente correre insieme all'allenamento collettivo con Isolotto e lo Sport e gli amici dell'Isolotto e poi anche per promuovere la tua manifestazione. Sì, la Mezza Maratona d'Italia, una mezza maratona che ci sarà tra poco, il 29 ottobre, tutta all'interno dell'autodromo di Imola. L'autodromo è più o meno 5 km, quindi saranno 4 giri più un pezzetto. Ci sarà anche la 5 e la 10 km. L'abbiamo pensata come soprattutto una festa, ci sarà la musica di RDS e il simulatore della Ferrari il giorno prima, il pasta party Barilla sempre la sera prima, quindi insomma vogliamo che sia una festa di tutta Italia e quindi l'abbiamo chiamata la Mezza d'Italia. Atleta, negozio sportivo, adesso anche organizzatore di gare. Sì, questa è una sola, non è che ne organizzo tante, diciamo è stato un tentativo che sto facendo, però certo anche organizzare è sicuramente bello, però tutto non si può fare. Quali sono i tuoi prossimi appuntamenti in programma? A fine novembre vorrei fare la maratona a Lecce e quindi insomma prima farò quella di Valencia, quindi insomma mi tengo attivo, diciamo così. Io ti ricordo che sarai anche il 12 novembre alla mezza di Livorno, quindi un'altra volta in Toscana. Esatto, dimenticavo una gara che mi fa molto piacere fare, una mezza maratona che non vedo l'ora di fare, anche perché Livorno mi ha sempre portato bene, ci ho fatto diverse maratone, però la mezza non ce l'ho mai fatta, quindi voglio esserci. Il sogno che ti manca da mettere ancora in bacheca, se così si può dire, perché hai vinto di tutto e di più? No, mi accontento di quello che ho fatto e non penso a dover per forza fare altro, però quello che voglio è continuare ad allenarmi con passione, con la voglia di allenarmi. Quando posso faccio 2 allenamenti al giorno e lo faccio non perché devo chissà che fare o perché voglio chissà che fare, ma perché mi piace, mi fa star bene, correre come dico sempre io è come mangiare, che fa uno, mangia una volta al giorno, no, meglio 2. Quest'anno sei spesso in Toscana. È un piacere, la Toscana vabbè, mi porta bene, ci parte il passatore, ma insomma ci ho fatto tantissime altre gare, è vero, ultimamente è capitato, evidentemente perché ci sto bene. Runners e Benessere, la tua rivista che ti aggiorna ogni mese su quello che succede in Toscana e non solo. Classifiche, le prossime gare e tanti articoli tecnici. Abbonati alla rivista che parla di te o regala un abbonamento a Runners e Benessere. Trascorriamo insieme anche il prossimo anno. Buone corse con Runners e Benessere. Iniziare a correre non è mai stato così facile. Approfittate oggi delle promozioni Training Consultant per programmare il vostro allenamento in maniera controllata e per raggiungere i migliori obiettivi. I nostri training holidays in località di mare o montagna abbinano allenamento e divertimento da soli o con tutta la famiglia. Contattateci per informazioni su tutti i nostri programmi o passate a trovarci nella nostra sede di via Fra Giovanni Angelico a Firenze. Vi aspettiamo! Intanto ringraziamo Fabio Fiaschi per il servizio che prima o poi lo rivedremo qua a condurre, ci sta guardando da dietro le quinte ma è in silenzio Stefania. E poi ricordiamo anche gli appuntamenti proprio con l'Isolotto. Sì, i prossimi appuntamenti sono mercoledì prossimo 25 ottobre e l'8 novembre sempre all'Isolotto. Ritrovo è presso l'Isolotto dello Sport, giusto? Sì. L'Isolotto dello Sport, sì. Via Pio Ferro. Alle 19.30, la gala partenza è alle ore 20 e l'allenamento sono 8 km di corsa e 4 di camminata. Tra l'altro da ricordare che l'istruttore FIDAL Andrea Fusi guiderà il gruppo dei 5. Perfetto, meglio di così ragazzi, dovete andare a fare questo bellissimo evento, altri 2 a vostra disposizione, come ha detto poc'anzi Stefania. Ma adesso invece dove andiamo Stefania? Adesso andiamo alla Montepulciano Run. Montepulciano Run, abbiamo gli ospiti, ma voglio invitare qua, anzi mi sposto adesso io dallo studio e invito qua
Paolo Franchini, che non solo con la troupe. Prego Paolo, facciamo questo cambio. Sì, ti metto accanto a Stefania, con la troupe di Outdoor Sport Festival, che ha fatto, ha realizzato quel servizio che tra poco vedrete, ma un servizio un po' particolare, Paolo. Sì, diciamo, è con questo inauguriamo una serie, spero lunghissima, di servizi legati al territorio che ospita questi eventi sportivi. Montepulciano è stato, diciamo, il numero uno, il primo della serie. Ci siamo trovati benissimo, un posto stupendo dove si mangia bene, si beve ancora meglio, il paesaggio è incredibile. Sono molto soddisfatto e due parole soltanto. Questo è, intanto voglio ringraziare Fabio Fiaschi, perché è importante, è lui che ci ha consentito di gestire questo spazio, speriamo di riuscire a farlo al meglio. Siamo una sorta, per capirsi, di linea verde, un incrocio tra una linea verde e un backstage delle gare, e con questo inizieremo a vedere un esempio. Appunto, un esempio. Sì. Stefania, lo vogliamo lanciare? Sì. Lanciamo il servizio realizzato da Outdoor Sport Festival, Paolo Franchini. Ti scelgo il posto. Prego. Montepulciano Run, alla sua seconda edizione, ci accoglie di notte con un trail non competitivo, il cui percorso si districa in gran parte dentro le mura trecentesche, per regalarci un'anteprima della bellezza di questi luoghi. Fine settimana assolato di inizio autunno, siamo a Montepulciano nella bellissima e storica Piazza Grande, che è l'headquarter e la partenza della Montepulciano Run. Due tagli di gara, 25 km e 14 km. Siamo nella piazza vicino a uno degli organizzatori che sta finendo di montare i pannelli degli sponsor. Come va? Buongiorno. Ma faticati, divertiti nello stesso tempo, però quello che ci allieta, cioè, guardate voi, guardate come è addobbata la piazza, guardate che splendore, cioè, noi meglio di così, cioè, la gioia nasce da questo, dalla bellezza del posto, dalla località, da Montepulciano, dalla piazza in se stessa. E fuori dalle mura, non abbiamo visto, ci sono anche dei bellissimi paesaggi e delle splendide cantine con un vino eccezionale. E il vino qui, cioè, ormai lo conoscono tutti, per cui è il nostro lasciapassare. Quante cantine ci sono più o meno? In tutto il territorio, sessantina, sì, 60, 70 cantine, tantissime. Noi chiaramente abbiamo circoscritto la passeggiata a quelle centrali, a quelle storiche. Anche perché sennò non sarebbero tornati in piedi. Cioè, sì. Noi proseguiamo il giro enogastronomico e anche poi andiamo a vedere qualche bottega artigianale che mi dicono che qui ce ne sono tante, e soprattutto specializzate in alcuni settori, lavorazione del rame. Andiamo a vederle. Benvenuti a Montepulciano. Montepulciano Run è uno degli eventi sportivi che caratterizzano ormai le stagioni turistiche anche della nostra città e del territorio della Val di Chiana. Per noi è senz'altro una bella sfida, è una sfida che abbiamo iniziato qualche anno fa, l'abbiamo iniziata pensando pian piano di arrivare a proporre un evento sportivo di buon livello, ma soprattutto a far vivere a chi vorrà partecipare quest'anno, magari anche nei prossimi anni, far vivere 3-4 giorni nel nostro territorio, diciamo, quelle che sono quella che è la nostra quotidianità, fatta di benessere, di paesaggio, di enogastronomia di eccellenza e naturalmente fatta anche, caratterizzata da un ottimo prodotto che è il vino nobile di Montepulciano, elemento di punta ed è un po' una delle motivazioni per cui tanti turisti da tutto il mondo decidono ogni anno di venire in questo territorio, a Montepulciano di Val di Chiana.
partenza Montepulciano Run, 25 km, il tempo non è dei migliori, ma quello che conta è la grinta e la voglia di correre, il paesaggio è sempre comunque stupendo. Accanto a me giochiamo in casa, cioè Stefano, è lo speaker ufficiale della gara, come la vedi, come ti sembrano i partecipanti, carichi? Beh Paolo, carichissimi sono, anche nonostante le previsioni si siano ribaltate proprio questa notte, e come vedete dal sole, bellissima giornata di ieri, oggi il qualche goccia d'acqua persino che ci fa compagnia, però i partecipanti, come dire, non demordono e continuano a scaldarsi in questo momento del pre-gara, perché soprattutto anche gli occhi che guardano questo paesaggio fanno sì che la voglia di correre sia ancora più forte. E noi ve lo faremo vedere questo paesaggio, e quindi ci accendiamo ad andare sul percorso. Immagini di Outdoor Sport Festival per Montepulciano Run. Stefania, hai visto che bellezza? Sì, bellissime immagini. Tre giorni di manifestazione meravigliosa, 29 settembre e 1 ottobre. Fulvio Caldesi, presidente del comitato organizzatore, raccontaci qualcosa, com'è andata? Siamo felici, posso dire subito questo, perché cioè, non poteva venire qualcosa di più bello. Il venerdì sera è stata una serata, come potete vedere e come avete potuto vedere dalle immagini, emozionante perché la notturna è sempre qualcosa di particolare. Il sabato, quest'anno, il Passeggiando per le Cantine, che ha pensato Daniela ad organizzarlo, hanno visitato qualche cantina nuova, e la domenica è stato l'unica neo che ci ha detto storto, è stato il tempo. Che a differenza di queste giornate che sono sempre bellissime, questo ottobre è stato bellissimo, l'unico giorno in cui abbiamo trovato una giornata di pioggia è stato quello che... però era poca pioggia, per cui l'ho per detto fortuna, anche nell'intervista, Fulvio, che sì, gentilmente Paolo mi ha concesso, visto che ero da quelle parti, è stato, le previsioni si sono completamente ribaltate, sì, dal sabato che sembrava ci fosse bel tempo, la mattina il meteo è cambiato. Non so come mai, noi l'anno scorso abbiamo avuto un sabato che si è scatenato un diluvio incredibile, e quindi niente, quest'anno l'abbiamo avuto la domenica, qualche pioggerellina. Speriamo, ecco, nel prossimo anno, credo si farà l'en plein, per cui speriamo di scansare il prossimo anno, però come potete vedere dalle immagini, e qui devo ringraziare Paolo, devo ringraziare anche Fabio Fiaschi, il nostro presidente onorario,
che dire, la bellezza parla da sola, cioè siamo riusciti a creare questa sinergia con il comune, che per noi è il partner fondamentale, l'elemento essenziale per noi, e grazie a lui siamo riusciti a creare questo bellissimo evento. Qui si sta vedendo alcune immagini delle cantine, dove credo che, non so se tu sei stato partecipe, hai potuto visitare, hai potuto degustare questo ottimo vino. Sono stato in parte partecipe, scusami il gioco di parole. Aspettavamo anche Stefania, ma purtroppo è rimasta qui, però abbiamo avuto un piccolo pensiero per lei, non so se lo gradirà. Sai che Stefania è un'intenditrice di vini. Per cui ti invitiamo già il prossimo. Wow, grazie. E abbiamo pensato di regalarti la maglietta del venerdì sera. Accidenti, che bella. Come potete vedere dagli sponsor, a parte la Monte Cuccia. Comunque, io sono geloso, perché Stefania si è già presa due medaglie e una maglietta. Ora vediamo cosa succederà nelle prossime trasmissioni. Per te abbiamo riservato il vino. Assolutamente, la maglietta la lascio a Stefania, volentieri. E niente, questo voglio sottolineare che è un venerdì sera, non è solamente un elemento di aggregazione per i podisti e non solo, ma è un qualcosa di importante, perché è legato all'oncologia, al mese della prevenzione, tant'è vero abbiamo fatto un collegamento con l'azienda ASL Toscana Sud-Est, che riguarda quindi la zona di Val di Chiana, Arezzo e Grosseto, per cui abbiamo creato questo momento magico. Bene. Ecco quello che volevo sottolineare di questo venerdì sera, oltre alla bellezza. Inquadriamo Stefania, che ha indossato la maglia, poi per motivi tecnici gliela dobbiamo far togliere, altrimenti non può parlare, non può, perché ha, come dire, messo il microfono in sottofondo. Io vorrei parlare invece con Daniela. Per cominciare abbiamo visto la notturna e poi naturalmente il sabato questa passeggiata tra le cantine del vino di Montepulciano, che non ha bisogno di presentazione. Daniela, raccontaci invece che cosa è accaduto il sabato. La Nobili Passi, il sabato. Nobili Passi. E lume di luna, scusami. E lume di luna era il nome. Di sera, mi ero dimenticato, grazie. Lume di luna è il nome della notturna. Nobili Passi invece della passeggiata tra le cantine. Nobili Passi, che quest'anno ho visto l'aumento delle persone partecipanti, persone che si sono iscritte sin da inizio anno, sin da gennaio, da primi di gennaio, proprio abbiamo avuto i primi iscritti. Una Nobili Passi che fa conoscere il nostro territorio, fa conoscere le cantine che si trovano all'interno del centro storico, delle cantine che sono molto antiche che sono, e quindi che offrono, e devo dire, insomma, che loro ci accolgono proprio a braccia aperte, proprio ci accolgono le persone, offrendo insomma anche quelli che sono i loro prodotti, e anche appunto facendo assaggiare il vino nobile, che è il possiamo dire che è il l'elemento prodotto principe. Il fulcro di, esatto, sì, della esatto, zona, diciamo. Esatto, questo. E poi Stefania. E poi qui con noi c'è anche Roberto Martinelli, che è presidente della Chianina Running, giusto? Quindi ti sei occupato dell'organizzazione poi di quella che è la corsa vera e propria. Sì, diciamo che, innanzitutto buonasera, che un anno di lavoro è culminato con le gare competitive della domenica, la 25 km, la 14 km e poi abbiamo la non competitiva, correggimi se sbaglio, Fulvio, di 10 km. Sì, 9 km. 9 km all'incirca. Che si chiamano la 14, la 25. Che sono quelle competitive. Che sono quelle competitive. Se no è Montepulciano on foot o la Nordic Walking, le non competitive. E abbiamo chiuso il cerchio così. Certo. E anche qui siamo rimasti molto soddisfatti dalla partecipazione rispetto a quella dell'anno prima, che noi abbiamo chiamato anno zero, perché diciamo era un'edizione di prova. Quest'anno abbiamo avuto una notevole partecipazione di podisti da tutta Italia, addirittura anche dall'estero, insomma. Sono venuti dall'Australia, mi sembra, Fulvio. Australia, sono venuti un gruppo di americani, quattro canadesi,
e poi mi sembra un paio di francesi. Ecco, ma secondo voi più quanto per degustare i prodotti e il vino o per correre? Ma forse per tutte e due. Per tutte e due. Sono venuti dei due ragazzi che io ricordo perché erano molto goliardici. Loro hanno fatto proprio tutto il weekend, hanno fatto per il sabato e domenica, proprio perché volevo proprio provare e rimanere sul territorio tutti e tre i giorni. E penso che siano divertiti, anche se non pensavano che Montepulciano si trovasse in un luogo così, così, cioè 600 metri, non è pianura. Probabilmente loro abitano in un... sono di dove erano, mi sembra, di Cremona, qualcosa del genere, in un luogo dove non ci sono salite. Quindi quando si sono ritrovati la domenica in piazza hanno detto, però non sapevo che Montepulciano era così, così in salita, però penso che si siano divertiti, anche perché come potete vedere qui il territorio c'è. Beh, sicuramente non si viene a fare il tempo, Fulvio, in questa manifestazione. Qui ci si diverte. Se fosse stata una giornata di sole sarebbe stato proprio il massimo. Il prossimo anno confidiamo anche di modificare i percorsi perché abbiamo trovato dei punti ancora più belli e soprattutto legati ancora maggiormente al territorio e al passaggio in alcune cantine. Intanto abbiamo visto, rivediamo nelle immagini, vediamo anche un po' di arrivi di questa manifestazione. Questo è l'arrivo della 25. Sulla 25. Sì. Andiamo ad andare anche qualche risultato con Federica Perugini, è stata la prima della 14. Sì. Cassandra Olivieri e Maria Cristina Drauli sono state le prime tre in totale, per sempre la 14. Poi Alessandro Paganelli, Ivan Lacrimini e Luca Trippi sono stati i primi tre uomini della 14. Poi andremo a vedere anche le immagini della 25, anzi vediamole subito. Ecco, con Daniela, la prima donna, Daniela Furlani, davanti a Silvia van der Mal e Laura Sordini, sono le prime tre donne. Già passati Alberto Mosca, che è un atleta di tutto rispetto, che ha chiuso davanti a Tilo Niola e Di Maro Donnini, sono stati i primi tre uomini, in questo caso della 25, la parte competitiva. Stefania, abbiamo ancora qualche minuto per volevo chiedere a Daniela, qual è il complimento più bello che vi hanno fatto i partecipanti, in particolare a quelle che hai organizzato tu o comunque a tutta la manifestazione? Il complimento più bello è stato per tutta l'organizzazione, per tutta. Ed è stato che si sono trovati molto bene, ed è stato proprio piacevole stare con noi, per questo e nel territorio. Quindi, ecco, questo è stato il complimento. Sinceramente la soddisfazione più bella che abbiamo avuto noi. Infatti. Hai visto che piazza c'è a Montepulciano? Sì. Le immagini dall'altro, grazie ai vari mezzi che sono stati utilizzati, soprattutto anche nella parte dei vigneti. Sei soddisfatto, Fulvio? Hai visto cose che normalmente non vedi organizzando, andando a tracciare il percorso, facendo tutto quello che è il lavoro dell'organizzatore. Quei tre giorni sono stati veramente duri per noi, però per fortuna, grazie, devo ringraziare lo studio Monellini, devo ringraziare tante persone che sono state con noi, ci hanno dato la possibilità e ci daranno la possibilità di crescere. Stiamo crescendo e si vede, secondo me, dal raddoppio delle persone che sono venute, hanno raddoppiato dalla presenza, dalle persone contente e felici, non c'è stato nessuno che si è lamentato, per cui il territorio, cioè, mi vedete, cioè, basta guardare qualche immagine, Montepulciano, insomma, lascia parlare di sé. Quest'anno avevamo spostato la partenza dal Tempio di San Biagio, anche lì posto più bello non c'era. Stiamo pensando già a qualche edizione di spostare una partenza di una gara da Pienza, per cui stiamo lavorando. La partenza proprio da Pienza? La partenza di una gara... da Pienza, quindi siamo proprio nel tempio della bellezza assoluta. Sto pensando all'organizzazione io in questo caso. Quindi in questo caso qui avremo bisogno di Fabio, che è colui che, come dico sempre, noi siamo il mezzo e lui il pilota. Stefania, Fabio Fiaschi stasera è l'uomo più discusso della serata. No, veramente, devo ringraziare tante persone, ci tengo a ringraziare soprattutto tutti quelli del comitato, ma Alice Raspanti, che per noi è stata veramente fondamentale in questa annata, e dalla Croce Rossa a Born, che sono gli integratori, a tutti coloro che si sono prodigati, anche dal semplice
dalla semplice persona che abbiamo trovato il sabato sera e mettere un incrocio che poteva essere scoperto, ecco, io li ringrazio tutti, magari non li avrò nominati tutti per questione di tempo, da quei ragazzi delle mountain bike, cioè road bike, fondamentali. Che dire, 2018 lo stiamo creando adesso. Quindi già pensando. Già qualcosa, gli ingranaggi stanno girando nelle menti. E noi ringraziamo Montepulciano Run con il nostro attestato. Grazie. Che di partecipazione alla nostra trasmissione. Eccolo qua, stiamo guardando queste immagini, sono veramente, veramente belle. E Stefania consegna a Fulvio, in questo caso, l'attestato. Ci siamo dimenticati qualcosa? Abbiamo qualche secondo? Volevo ringraziare tutti i volontari. I volontari che sono stati fondamentali nell'organizzazione. Tutti lo sponsor, Terra Antica, sì. dobbiamo ringraziare. Poi volevo ringraziare anche, perché Fulvio ha detto che io sono l'organizzatore della Nobili Passi, ma il cuore e la mente sono comunque Alice Raspanti e Barbara Fanotti, è giusto certo. Dare loro voi questo merito. Voi tre siete stati l'elemento noi principale. Siamo, io sono una semplice... E noi salutiamo perché Alice è stata anche qua in trasmissione, nella presentazione. Sì. So Roberto se abbiamo dimenticato qualcosa. Beh, diciamo, lo sponsor tecnico New Balance. Esatto. E poi niente. L'appuntamento sarà per la prima domenica di ottobre? Esatto, il 7 ottobre ci sarà, probabilmente modificheremo alcuni chilometraggi, però cominceremo il 5, il 6 e il 7 ottobre. Tre giorni Montepulciano. Grazie agli amici di Montepulciano Run e Stefano. Segnate la data e adesso spazio al calcio? Solo per un attimo. Sì, con una bella intervista di... Lo diciamo? No, non lo diciamo, sorpresa. Salve a tutti, siamo qui con Manuel Pasquale. Ciao Manuel. Ciao, buonasera. Manuel, ciao. Sappiamo che da qualche anno hai a cuore le attività di Ail Firenze e che stasera ci vuoi parlare di un'iniziativa speciale. Sì, si tratta di I Love Running, ovvero è una corsa camminata con due tipologie di percorso, 10 e 4 km, e il ricavato sarà per sostenere il potenziamento del servizio di assistenza infermieristica domiciliare che pediatrica, che l'AIL effettua in collaborazione col Meyer. Quindi Manuel, il servizio permette di curare i bambini a casa propria? Sì, esattamente, con tutti i benefici ovviamente che ne derivano per il bambino dall'essere circondato dai propri familiari, soprattutto nella serenità delle mura domestiche. L'appuntamento allora, Manuel, è per il 29 di domenica ottobre alle 7:30 in piazza Meyer. Sì, ci si può iscrivere sul sito www.ailfirenze.it, fisicamente presso la sede AIL in piazza Meyer numero 2, è il negozio Isolotto dello Sport a Firenze e il negozio Il Campione di Prato. E per chi non potesse partecipare probabilmente come me, invito tutti a iscrivervi e a diventare solidali con una donazione sul sito www.ailfirenze.it. Eccoci di nuovo in studio. Allora, siamo con Franco Peroni, presidente del GS Maiano. I Love Running, 29 ottobre, careggi, corsa non competitiva di 10 km, una ludico motoria di 4,5 km. Franco. Sì, siamo veramente alle porte coi sassi, diciamo, di questa manifestazione che sta crescendo anno dopo anno. Questa è la terza edizione e veramente ci sono i presupposti per fare una bella manifestazione. Franco, siamo... un testimone ad eccezione, prima non l'abbiamo svelato ma l'avranno visto. Sicuramente a me ha fatto molto piacere vedere che Manuel Pasquale, ex Viola, io ho un cuore Viola che batte a mille. Ora nell'Empoli, ricordiamo. Però ora nell'Empoli che comunque teniamo sempre alti i colori della Toscana, sia l'Empoli in Serie B e la Fiorentina un pochino meno in Serie A, ma insomma. Allora, ritorniamo al nostro problema, che diciamo la manifestazione, direi più che gara, che andiamo a programmare e svolgere la domenica 29 appunto sulle colline di Careggi verso Cercina. Partenza ore 9, come vediamo. Partenza ore 9, esatto, sì, e il ritrovo sarà dalle 8 la mattina. Le iscrizioni sono già aperte nei vari punti, come appunto suggeriva anche prima Manuel Pasquale, Isolotto dello Sport, Il Campione, direttamente alla sede AIL,
perché sono poi loro gli organizzatori. Noi siamo veramente onorati e molto 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 soddisfatti di poter coadiuvare questa organizzazione che senz'altro si prefigge uno scopo che si capisce benissimo benefico per persone che veramente hanno delle difficoltà maggiori di quelle che si può incontrare nell'organizzazione di una manifestazione di questo genere. Ecco, a proposito dell'organizzazione, c'è qui con noi in studio anche Riccardo Messina del, buonasera, del microfono del comitato organizzatore. Ci dici perché partecipare a questa manifestazione? Certamente, intanto buonasera, grazie di averci ospitato e partecipare perché con partecipando si può aiutare a sostenere l'assistenza domiciliare pediatrica che l'AIL di Firenze porta avanti offrendo il servizio gratuitamente in collaborazione con il Meyer. Quindi ecco, questo partecipando con una donazione di 10 euro, oltre a passare una bella giornata perché veramente il contesto è molto bello, si fa anche del bene, cioè si aiuta dei bimbi a ricevere le cure nel proprio ambiente familiare, e questo per un bambino e per tutta la famiglia vuol dire veramente tanto, ecco. Quindi io invito tutti a domenica 29 a partecipare, e anche se uno non può partecipare anche una singola donazione sul sito di AIL Firenze, www.ailfirenze.it, è possibile comunque sostenere questa buona causa. Ricordiamo che le vostre strutture ogni anno hanno registrato 16.000 pernottamenti, giusto? Sì, oltre a questo, oltre all'assistenza domiciliare pediatrica, facciamo anche l'assistenza domiciliare con gli adulti e anche l'accoglienza presso le due strutture Casa AIL, una di Accareggi che ha 15 stanze e l'altra in centro a Firenze. Praticamente ogni notte noi ospitiamo circa una cinquantina di persone che poi moltiplicate per tutto l'anno fanno questi numeri, e tutto gratuitamente grazie a queste iniziative come l'I Love Running, dove le persone con le proprie donazioni permettono di offrire i servizi che abbiamo appena detto. Bellissima iniziativa e grazie di farle queste iniziative. Naturalmente invitiamo in tanti a partecipare proprio facendo anche una semplice donazione. Meglio se siete presenti, così fate vedere. Ricordiamo che c'è anche la t-shirt ufficiale, giusto? Sì, giustamente. Anzi, si vuole ringraziare anche Luisa Veroma che ci ha donato questa maglietta che quest'anno è sempre più carina. Non so se quella se verde che indossi, quella. Sì, quella che indosso. Flo. Sì. E niente, dietro riporta la scritta Luisa Veroma, quindi ecco, ci rende grazie a queste anche aziende sensibili alle cause del sociale è possibile fare questo. E in più si ringrazia Jesse Maiano e tutti i volontari sia dell'AIL che del Maiano che ci danno mano e rendano possibile tutto ciò. Grazie di nuovo. E cara Stefania, dobbiamo andare invece a raccontare invece il Corri con noi, altro episodio con una novità. Sì, Corri con noi, 24 ottobre, quarto allenamento. Stavolta partirà dal quartiere di San Donato per valorizzare tutti gli esercizi che ci sono e che si possono fare nel bellissimo parco adiacente, appunto lì nell'area San Donato. E qui vediamo le immagini, è passato anche Fabio Fiaschi, è passato. Vedi, tanto per... Perché non si nomina. E mentre la manifestazione Corri con noi proseguirà poi anche il 31 ottobre con una bellissima un bellissimo evento organizzato nell'ambito della notte di Halloween, che è proprio appunto è il 31 ottobre. Merenda gratuita per tutti i bambini e runners e festa post allenamento. Ricordiamoci che il ritrovo è alle ore 19, mi sembra, sì, e la partenza alle 20. Alle ore 19, Parco delle Cascine, Halloween Run, questo sarà un bel evento. Quindi, poi, 24 ottobre, Parco San Donato, 31 ottobre, Cascine, Parco delle Cascine, vicino a dove c'è lo sferisterio comunale, anzi dentro lo sferisterio comunale, come vediamo dalle immagini qui. Io approfitto per ricordarvi altri appuntamenti, siamo in chiusura con, lo sapete ormai, Lucca Marathon che torna domenica prossima, 30 km, 42 km e 195 metri la maratona, e poi ancora
Altri appuntamenti tipo il primo novembre, con il primo novembre sarà un appuntamento particolare con il Montemorello Sky Trail. Questi saranno 25 km a vostra disposizione con un dislivello di 1600 metri, di più si chiama 1600 metri, Montemorello naturalmente sarà la zona, di la base logistica. E poi? E poi ho 12 novembre a Prato, 26esima Scarpi Rampi, ottavo trail della Calvana, gara a coppia di 30 km, un atleta di corsa e uno in bicicletta. Bellissimo, l'ho fatta tre volte Stefania. E poi ancora vi ricordo la mezza maratona di Livorno, altro importante appuntamento con un testimone ad eccezione, l'abbiamo citato più volte, Giorgio Calcaterra. Che diciamo? Siamo giunti. Buonanotte, eh sì. Ci vediamo giovedì prossimo con una ancora spettacolare puntata dedicata all'Eco Maratona del Chianti. Non ve la perdete, giovedì prossimo saremo di nuovo con voi. Buonanotte, a giovedì.